Bene, allora, come sapete, leggiamo oggi il canto 9 del Paradiso. Lo leggiamo come al solito tutto di seguito e poi spieghiamo e faremo a metà, non esattamente a metà, oggi un po' prima perché finisce uno degli episodi più prima della metà proprio numerica dei versi, faremo la pausa. Così, nei 5 minuti in cui non siamo collegati, direttamente, vi prego di inviarmi le domande al chat. Da poi che Carlo tuo, bella Clemenza, m'ebbe chiarito, mi narrò gli inganni che ricever dovea la tua semenza. Ma disse: taci e lascia muover gli anni, sicch'io non posso dir se non che pianto giusto verrà di retro ai vostri danni. E già la vita di quel lume santo rivolta s'era il sol che la riempie, come quel ben che a ogni cosa è tanto. Ai anime ingannate, fatture empie, che da sì fatto ben torcete i cuori, drizzando in vanità le vostre tempie. Ed ecco un altro di quegli splendori per me si fece, e il suo voler piacermi significava nel chiarir di fuori. Gli occhi di Beatrice che erano fermi sovra me come pria di caro assenso al mio disio certificato fermi. Deh, metti al mio voler tosto compenso, beato spirito, dissi, e fammi prova ch'io possi in te rifletter quel ch'io penso. Onde la luce che m'era ancor nova del suo profondo della pria cantava, seguette come a cui di ben far giova. In quella parte della terra prava, italica, che siede tra Rialto e le fontane di Brente di Piava, si leva un colle e non sorge molt'alto, là onde scese già una facella che fece alla contrada un grande assalto. D'una radice nacqui io ed ella. Punizza fui chiamata e qui rifulgo perché mi vinse il lume d'esta stella. Ma lietamente a me medesima indulgo la cagion di mia sorte e non mi noia, che parria forse forte al vostro vulgo. Di questa luculente cara gioia del nostro cielo che più me propinqua, grande fama rimase, e pria che muoia, questo centesimo anno ancor si incinqua. Vedi se farsi de l'uomo eccellente, sicché altra vita la prima relinqua. E ciò non pensa la turba presente, che tagliamento e adice richiude, né per esser battuta ancor si pente. Ma tosto fia che Padova il palude cangera l'acqua che Vincenza bagna, per essere al dover le genti crude. E dove stile Cagnan s'accompagna, tal signoregge va con la testa alta, che già per lui carpir si fa la ragna. Piangerà feltro ancora la difalta dell'empio suo pastor, che sarà sconcia sì che per simil non s'entrò in Malta. Troppo sarebbe larga la bigoncia che ricevesse il sangue ferrarese, e stanco che il pesasse a oncia oncia, che donerà questo prete cortese per mostrarsi di parte, e cotai doni conformi fieno al viver del paese. Su sono specchi, voi dicete troni, onde rifulge a noi Dio giudicante, sicché questi parlar ne paion buoni. Qui si tacette, e fecemi sembiante che fosse ad altro volta per la rota in che si mise com'era davante. L'altra letizia, che m'era già nota per cara cosa, mi si fece in vista qual fin balasso in che lo sol percuota. Per letiziar lassù fulgor s'acquista, siccome riso qui, ma giù s'abbuia l'ombra di fuor, come la mente è trista. Dio vede tutto, e tuo vedersi in lui, addissio, beato spirito, sì che nulla voglia di sé a te puote esser fuia. Dunque la voce tua, che il ciel trastulla, sempre col canto di quei fuochi pii, che di 6 ali facen la cupulla, perché non satisface i miei disii? Già non attenderei io tua dimanda, se io mi intuiassi come tutti mii. La maggior valle in che l'acqua si spanda, incominciarono allor le sue parole, fuori di quel mar che la terra inghirlanda,
tra discordanti liti contra il sole tanto sen va, che fa meridiano là dove l'orizzonte pria far suole. Di quella valle fui io litorano tra Ebro e Macra, e che per cammin corto parte lo genovese dal toscano. Ad un occaso, quasi, ad un orto, bugia siede la terra ond'io fui, che fe del sangue suo già caldo porto. Folco mi disse quella gente a cui fu noto il nome mio, e questo cielo di me s'imprenta, com'i fe di lui, che più non arse la figlia di Belo, noiando e a Sicheo e a Creusa, di me infin che si convenne al pelo, né quella rodopea che delusa fu da Demofonte, né Alcide quando Iole nel cuore ebbe rinchiusa. Non però qui si pente, ma si ride, non della colpa, che a mente non torna, ma del valor ch'ordinò e provide. Qui si rimira nell'arte ch'addorna con tanto affetto e discerne sì il bene, perché il mondo di su quel di giù torna. Ma perché tutte le tue voglie, piene temporti che son nati in questa sfera, procedere ancora oltre mi convene. Tu vuoi saper chi è in questa lumera che qui appresso me così scintilla, come raggio di sole in acqua mera? Or sappi che là entro si tranquilla, Rahab, e a nostro ordine congiunta di lei nel sommo grado si sigilla. Da questo cielo in cui l'ombra s'appunta che il vostro mondo face, pria che altr'alma del trionfo di Cristo fu assunta. Ben si convenne lei lasciar per palma in alcun cielo dell'alta vittoria che s'acquistò con l'una e l'altra palma, perché ella favorò la prima gloria di Iosuè sulla terra santa, che poco tocca il Papa la memoria. La tua città, che di colui è pianta che pria volse le spalle al suo fattore e di cui è l'invidia tanto pianta, produce e spande il maledetto fiore che ha disviate le pecore e gli agni, però che fatto al lupo del pastore. Per questo l'Evangelo i dottor Magni son derelitti e solo ai decretali si studia, sicché pare a lor vivagni. A questo intende il Papa e i cardinali. Non vanno i loro pensieri a Nazarette, laddove Gabriello aperse l'ali. Ma Vaticano e le altre parti elette di Roma, che sono state cimitero alla milizia che Pietro seguette, tosto libere fien della Voltaire. Bene, allora riprendiamo dall'inizio. Vi ricordate probabilmente che il canto ottavo che abbiamo letto la settimana scorsa è per la maggior parte occupato dal discorso di Carlo Martello di Angiò, che appunto aveva finito il suo discorso al quale fa riferimento l'inizio di questo canto. E in quel momento avevamo notato come, essendo nel cielo di Venere, cioè quel pianeta che sappiamo fin dal Purgatorio, d'amar conforta, cioè induce all'amore sensuale, il discorso di Carlo Martello non fa alcun cenno, cioè non ci sono delle parole nel canto ottavo che permettano di associare Carlo all'amore sensuale, ma come avevamo notato appunto, tutto il suo discorso riguarda la politica. Il Dante scrittore, però, adesso in apertura di questo canto nono ricorda il matrimonio amorevole di Carlo attraverso un'apostrofe alla moglie Clemenza d'Ausburgo. Quindi inizia così il canto: da poiché Carlo tuo, bella Clemenza, m'ebbe chiarito. Quindi, o bella Clemenza, si rivolge Dante alla moglie di Carlo, una volta che il tuo Carlo mi ebbe chiarito, vi ricordate che Dante aveva domandato come mai da un seme largo poteva nascere una pianta invece avara, e questo aveva dato luogo a questa parabola.
a questo discorso così importante sul carattere individuale della nobiltà d'animo contro, diciamo, la stirpe. Quindi una volta che, o bella Clemenza, il tuo Carlo mi ebbe chiarito, mi narrò gli inganni che ricever dovea la sua semenza. Cioè continuò dicendomi che i suoi successori avrebbero subito degli inganni. Ma disse, taci e lasciar muovere gli anni. Cioè, ma mi disse di tacere, di non dire nel libro questi inganni futuri. Cosicché, dice al verso quinto Dante, sicch'io non posso dire se non che pianto giusto verrà di retro ai vostri danni. Quindi Dante, vedete, passa al di sopra della profezia che come pellegrino ricevette da Carlo Martello, perché Carlo Martello gli ha detto di tacere e di aspettare che gli anni passino, e salta direttamente all'allusione alla punizione, cioè che arriverà un pianto giusto, chiaramente da parte dei colpevoli, dopo i vostri danni. Riprendendo molto brevemente la struttura tipica della profezia, che di solito è seguita da una parte, diciamo, sempre profetica, ma che riguarda la punizione che, diciamo, i malfattori, riceveranno da Dio. Ora, nonostante Dante ci stia dicendo che, lui non è stato, gli è stato ordinato di tacere, chiaramente i commentatori hanno cercato di individuare in questa tacita profezia alcuni fatti politici e sono quasi tutti concordi nell'assegnarla all'inganno che ricevette Caroberto, cioè il figlio Carlo Roberto, figlio di Carlo Martello, che in realtà, diciamo, doveva ereditare la corona d'Ungheria. Cioè questa l'ha ereditata, ma doveva anche ereditare quella del Regno di Sicilia, se non che, diciamo, il nonno, con la connivenza del Papa, diede questa corona allo zio Roberto, di cui abbiamo fatto un discorso anche la settimana scorsa. E per quel che riguarda il giusto danno, il giusto pianto che arriverà dopo questi danni, probabilmente il riferimento è alla morte del fratello e del nipote di Carlo Roberto, in una battaglia, insomma, più avanti. Ma intanto Dante non ce lo dice e passa a narrare proprio la fine dell'episodio di Carlo Martello. E già la vita di quel lume santo rivolto s'era al sol che la riempie, come quel ben che ogni cosa è tanto. Cioè, dopo, insomma, quando ebbe finito le sue parole, comprendenti una profezia che Dante non riferisce, la vita, e cioè la luce nella quale c'è Carlo Martello, si rivolge a Dio, nominato attraverso questa perifrasi, il sole che la colma, che la paga, come quel bene che è sufficiente a colmare ogni cosa, quindi chiaramente Dio. Ricordiamo che è il movimento solito delle anime che, dopo aver interrotto la contemplazione di Dio, in cui sono nella loro eternità per soddisfare i bisogni di Dante, tornano alla contemplazione. Dopo aver, diciamo, esaurito il proprio compito. E al verso decimo il Dante poeta interrompe la narrazione per esclamare, a proposito della profezia su dei mali nel mondo, in contrasto con questo sole che appaga tutto, esclama al verso decimo: ai anime ingannate, fatture empie, che da siffatto ben torcete i cuori, drizzando in vanità le vostre tempie. Ai anime ingannate, fatture impie, cioè fatture di Dio, creature, che
che torcete i cuori da un bene così fatto, come è questo sole che riempie ogni cosa, quindi che abbandonate il bene di Dio che soddisfa ogni cosa, indirizzando le vostre tempie, cioè i vostri sguardi, in cose vane, in beni vani. E adesso al verso 13 viene avanti, insomma, uno degli altri spiriti che Dante vede, vi ricordate come luci, e inizia il nuovo episodio di questo canto. Ed ecco un altro di quegli splendori per me si fece, e il suo voler piacermi significava nel chiarir di fuori. Cioè è un altro, immediatamente, un altro di quegli splendori che erano scesi dall'Empireo per parlare con Dante nel cielo di Venere, si fece verso di me e attraverso la sua chiarezza, cioè la maggiore lucidità della propria anima, significava, cioè rendeva visibile la sua volontà di piacermi, cioè di soddisfarmi nei miei desideri. Quindi Dante vede che un'anima si avvicina a lui, brilla più delle altre e più di prima perché appunto vuole parlare con Dante. Ma invece di dire vuole parlare con Dante, dice voler piacermi, no? Cioè questo è un cielo nel quale, l'abbiamo notato anche la settimana scorsa, si enfatizza il piacere che deriva in queste anime dal aiutare Dante, vero? Allora Dante, come al solito, aspetta l'approvazione di Beatrice prima di rivolgersi a un nuovo spirito. Quindi al verso 16, gli occhi di Beatrice che erano fermi sovra me come pria di caro assenso al mio disio certificato fermi. Così come anche Beatrice prima aveva annuito, invitando Dante a parlare con Carlo Martello, come prima, adesso gli occhi di Beatrice, fermi sopra Dante, stavano dando, diciamo, un caro assenso al desiderio di Dante di parlare. E allora Dante, sentendosi rassicurato dal permesso di Beatrice, al verso 19 inizia a rivolgersi a quest'anima. Invece di fare come altre volte in cui gli dice Dante, dai, caro spirito, dimmi chi sei, Dante si esprime in questo senso. Deh, metti al mio voler tosto compenso, beato spirito, dissi, e fammi prova che io possa in te rifletter quel che io penso. Allora, invece di domandare, Dante ha una tale ansia di sapere che, siccome ormai ha capito che le anime vedono in Dio quello che lui vuole sapere, gli dice: dai, soddisfa subito, no? Da tosto compenso alla mia volontà di sapere, o spirito beato. E provandomi che io posso riflettere in te tutto quello che penso, quindi non farmi spiegarti quello che voglio sapere, ma rispondimi direttamente. E dalla risposta che quest'anima darà, senza dire che cosa, che domanda legge in Dante o in Dio, si capisce che quello che Dante voleva domandare era chi sei, la solita sua domanda circa l'identità di quest'anima. Perché appunto al verso 22, onde la luce che m'era ancor nova, cioè per cui la luce che ancora mi era sconosciuta, non conoscevo ancora la sua identità, del suo profondo onde la pria cantava, seguette come a cui di ben far giova. Cioè, dalla sua profondità, ricordiamo che Dante non vede queste anime con il loro aspetto antropomorfico, non perché non abbiano un corpo apparente come avevano anche le anime dell'inferno e del purgatorio, bensì perché emanano una tale gioia che si traduce in una lucidità che nasconde agli occhi mortali di Dante il corpo. Perciò ogni volta che sente la voce di un'anima,
la sente che esce dal profondo della luce, perché evidentemente esce fuori dalla bocca che Dante non sta vedendo. Allora la luce comincia a parlare come coloro che si giovano, cioè provano beneficio e gioia dal fare il bene. Di nuovo si mettono insieme il piacere che deriva dal fare, che deriva dal bene in queste anime del cielo di Venere, ricordando che il benfare è appunto l'obiettivo della politica e che queste anime gioiscono nel fare il bene. Allora inizia quest'anima a presentarsi e si presenta in un modo abbastanza simile al modo con cui si era presentata Francesca nel secondo cerchio dell'inferno. Vi ricordate che Francesca aveva cominciato, non aveva mai detto lei il proprio nome, ma aveva cominciato: siede la terra dove nata fui, nella marina dove il po' discende per aver pace, coi seguaci suoi. E anche qua compaiono queste parole, terra e siede, e compaiono i fiumi per la presentazione. In quella parte della terra prava italica che siede tra Rialto e le fontane di Brente di Piava, cioè quest'anima comincia la descrizione del luogo di nascita per poi arrivare a dire il proprio nome, facendo già una critica a Italia, no? La terra prava, cioè la terra crudele dell'Italia, che c'è tra Rialto, la laguna di Venezia, e i fiumi di Brente Piava, cioè ha costruito quest'anima un triangolo geografico che indica la Marca Trevigiana, appunto, cui lei apparteneva, e continua al verso 28. Si leva un colle e non sorge molto alto, la onde scese già una facella che fece alla contrada un grande assalto. Cioè si leva un colle, una collina non molto alta, da dove è già capitato che scendesse una facella, una fiamma, che fece una grande devastazione alla zona. Si sta riferendo, come capiremo tra qualche verso, a Ezzelino III da Romano, un tiranno molto feroce che abbiamo avuto il dispiacere di incontrare tra gli omicidi che sono puniti nel Flegetonte, in questo, vi ricordate, fiume di sangue bollente che punisce i violenti contro il prossimo, secondo ciò che leggiamo nel canto dodicesimo dell'Inferno. Perché vi starete domandando, quest'anima ha cominciato a parlare di questa facella, no? Cioè, innanzitutto il fatto di riferirsi ad Ezzelino come una fiamma sembra di rispondere a una leggenda che si raccontava, secondo cui la madre, quando era incinta di lui, aveva avuto un sogno profetico in cui vedeva una fiamma che incendiava tutta la zona, come, diciamo, annunciando i danni gravissimi che il figlio che portava in ventre avrebbe comportato per l'Italia. Perché si presenta così? Al verso 31 chiarisce il suo legame, cioè quello dell'anima che sta parlando, con Ezzelino. D'una radice nacqui e io della Curizza fui chiamata e qui refulgo perché mi vinse il lume desta stella. Allora, io e lui, e questa, cioè lei ne parla come ella perché si riferisce al femminile, a facella, siamo nati dalla stessa radice, dagli stessi genitori. E quindi, come immediatamente sappiamo, questa è Cunizza da Romano, sorella appunto di Ezzelino III, morta nel 1279, quindi in un momento abbastanza vicino al momento in cui Dante sta facendo il viaggio. Dico abbastanza vicino perché ora
che vi racconterò brevemente chi era questa Cunizza, capirete che il lettore cui Dante si rivolgeva non si aspettava di vederla già salva, Cunizza, bensì magari nel Purgatorio e probabilmente nell'ultima cornice del Purgatorio, dove, come ricorderete, stanno purgando i penitenti la loro lussuria. Questa Cunizza, infatti, era sposata, era scappata con Sordello, il trovatore provenzale. Vi ricordate che abbiamo trovato nel Purgatorio? Poi aveva lasciato Sordello per un altro, si è risposata almeno altre 3 volte, ha avuto molti amanti e diversi mariti. E quindi, come dice immediatamente, è stata vinta da questa stella di Venere che, come abbiamo detto, induce l'amore sensuale. Allora, innanzitutto vediamo una cosa importante che lega questo caso di Cunizza ed Ezzelino, il fratello, al discorso che aveva fatto Carlo Martello nel canto precedente, no? Lui aveva spiegato come appunto le influenze astrali che diciamo vanno diramando la bontà di Dio nel mondo sublunare imprimono le anime individuali, senza però condizionare la loro nascita in una famiglia o in un'altra. E quindi il fatto che un grande, terribile tiranno fosse il fratello di un'anima amante sembra di dare una prova, diciamo, individuale di questa teoria che ha esposto Carlo Martello nel canto precedente. Ma forse è bene ricordare l'altro aspetto che chiudeva appunto il discorso di Carlo Martello, perché ora ci permetterà il ricordo di questa cosa interpretare le terzine che seguono, che sono molto profonde e difficili. Vi ricordate che Carlo Martello, dopo aver esposto questo carattere individuale delle anime, aveva fatto un discorso circa l'opportunità che nel mondo gli esseri umani potessero seguire felicemente e giustamente le loro tendenze naturali. E come invece diceva, voi del mondo, quello che è nato per cingere la spada lo fate diventare prete, quello che invece vorrebbe contemplare lo mandate a governare, e così il mondo è un disastro. Vi ricordate, no? Che questa era l'ultima parte del canto ottavo. Vabbè, fate faccia che non ricordate niente, ma allora fate lo sforzo per ricordarlo, perché il discorso che adesso terrà Cunizza sembra legato anche a questo elemento del discorso di Carlo Martello. Allora, leggiamo di nuovo al verso 32. Grazie, qualcuno mi dice che ricorda, grazie. Cunizza fui chiamata e qui rifulgo perché mi vinse il lume desta stella, ma lietamente a me medesma indulgo la cagion di mia sorte e non mi noia, che parria forse forte al vostro vulgo. Allora, soffermiamoci un attimo su questi versi meravigliosi. Cunizza dice il proprio nome e dice che Dante la sta vedendo in Venere perché è stata vinta dalla luce di Venere, di questa stella dove appunto la sta vedendo Dante. Di nuovo un elemento che lega il discorso di Cunizza con quello di Francesca. Avevamo notato che entrambe si presentano attraverso una perifrasi, diciamo, geografica contenente fiumi. Adesso vediamo che entrambe, per riferirsi Francesca al suo peccato e Cunizza alla sua posizione relativamente bassa nel paradiso, usano il verbo vinse. Vi ricordate Francesca quando racconta che stavano leggendo lei e Paolo per diletto, che
avevano scambiato diversi sguardi e erano impalliditi, ma solo un punto, dice Francesca, ma solo un punto fu quel che ci vinse. E poi racconta come, leggendo il bacio tra Lancilotto e Ginevra, anche loro si baciarono, vero? E Cunizia, infatti, confessa di essere stata sconfitta, vinta dall'influenza di Venere. Il che il lettore medievale, come vi dicevo, trova alquanto coerente con l'immagine che ha di questa Cunizza che, come dicevamo, ha avuto moltissimi amanti, una vita molto tumultuosa, sentimentale, se non che nella vecchiaia si era convertita. Ma quello che viene adesso è la cosa più sconvolgente, perché lei dice che lietamente, cioè con piacere, con letizia, lei indulge a lei stessa la causa della propria sorte, cioè del fatto di essere in Venere. Cioè che lei questa indulgenza nei confronti del proprio passato di amori sensuali e tumultuosi, è un'indulgenza lieta, felice, e non mi noia, non me ne cruccio, dice lei, non sto a farmi pensieri sgradevoli. E immediatamente aggiunge: questo forse sembrerà difficile da capire ai lettori, il vostro volgo, no, il vostro vulgo non, si sorprenderà di questo mio atteggiamento. Allora, perché dico che questi sono versi importanti e molto nuovi? Noi finora abbiamo visto negli altri due primi cieli, cioè nel cielo della Luna e nel cielo di Mercurio, anime che ebbero, come anche le anime che sono in Venere, non solo un'influenza positiva da parte degli astri, bensì anche una influenza negativa, vero? Nel caso delle anime che sono nella Luna, la incostanza, il fatto di aver mancato i voti, nel caso degli spiriti che erano in Mercurio, il fatto di aver fatto il bene, sì, ma non per amore del bene supremo, bensì per desiderio di gloria e di fama. In questo caso, chiaramente, questi spiriti amanti hanno avuto un'influenza di Venere che era rivolto non all'amore spirituale, bensì all'amore sensuale. Ora, mentre nei primi due cieli queste mancanze sembrano di essere solo quello, appunto, mancanze, diminuzione della loro apertura alla bontà di Dio e quindi. In questo caso, come vedremo dopo la pausa, si espliciterà questa cosa che io comunque vi avevo anticipato, secondo cui i primi tre cieli, siccome ricevono l'ombra del cono della Terra, cioè il cono d'ombra della Terra, sono cieli che non, la cui influenza non è solo positiva, come invece cominceremo a vedere dalla prossima lezione in poi. Ma dicevo che in questo caso, questo diciamo, carattere sensuale dell'amore, che chiaramente implica una diminuzione rispetto al carattere spirituale dell'amore di Dio, non sembra di essere stato solo negativo, bensì una tendenza che, se raffinata, ha portato all'amore, all'ardore di carità che poi queste anime hanno abbracciato e perciò sono lì. Perché lo dico? Innanzitutto perché se gli amori sensuali che ebbe questa donna in vita fossero stati solo peccaminosi, lei non li ricorderebbe perché chiaramente ha già bevuto dalle acque dell'Eteo. E tuttavia lei ricorda questo suo passato, il fatto che Venere l'ha vinta in vita, e lo ricorda con letizia, con felicità, in un modo difficile da capire, ma che cercheremo di capire quando leggeremo
Dopo la pausa, il caso di un'altra anima che è lì e che spiega in che cosa consiste questa letizia. Ma possiamo già anticipare che evidentemente questa tendenza sensuale degli amori che aveva caratterizzato la Cunizza giovane, prima della conversione, portava evidentemente un seme in sé che se rivolto al vero oggetto d'amore, a Dio, non era solo diminuzione, bensì una tendenza che poteva diventare positiva. E quindi accettiamo che noi siamo vulgo e per noi questa cosa è forte, e quando leggeremo invece i versi 103 e i seguenti, vedremo come possiamo attribuire in genere alle anime di questo pianeta Venere questa capacità di approfittare di questa tendenza educandola verso il bene, anziché mortificarla e annullarla in sé. Allora, quest'anima, dopo essersi presentata, presenta un'altra luce che lei ha molto vicina, che sarà il protagonista della seconda parte del canto, ma di cui per ora non dice il nome. Verso 37. Di questa luculente cara gioia del nostro cielo, che più me propinqua, grande fama rimase, e pria che moia, questo centesimo anno ancor si incinqua. Vedi se farsi de l'uomo eccellente, sicch'altra vita la prima relinqua. Allora, di questo gioiello, questa gemma luminosa e cara del nostro cielo di Venere, che mi è più vicina, più propinqua, rimase grande fama nel mondo. Non dice per ora chi è. E prima che questa fama muoia, questo anno centesimo, il 1300, si moltiplicherà per 5. Questo verbo incinquarsi è un dantismo, è il primo dei diversi neologismi danteschi che appaiono nel canto, ne vedremo altri tra qualche minuto, e sembra di riferirsi un'iperbole, no? Come dicendo la fama di lui durerà quanto il mondo. E da questo deriva, Cunizza, questa riflessione. Vedi se l'uomo deve farsi eccellente in modo che dopo la prima vita lasci un'altra vita che è quella della memoria degli umani nel mondo. Quindi è come se dicesse come vale la pena di indirizzare insomma, le vostre azioni al mondo. Alla fama. Ricordate che per Dante, come ha avuto modo di imparare nei suoi diversi incontri in purgatorio, la fama è il più importante dei beni terrenali, quello più nobile da ambire, purché chiaramente limitato dalla consapevolezza che ciò che veramente conta è la gloria, la vita eterna. Allora, Cunizza approfitta di questa fama che ha accanto per lanciare alcune critiche e alcune, come vedremo, profezie sulla vita attuale dei suoi concittadini, dei suoi, diciamo, vicini di contrada, la Marca Trevena, appunto, che ora entra nel discorso di Cunizza in modo davvero, diciamo, notevole, no? Perché avevamo notato che in Martello non c'era alcun no all'amore sensuale, nonostante lo stessimo vedendo in Venere. Nel caso di Cunizza è molto chiara la causa per cui lei è in Venere, lo dice lei stessa, che è stata sconfitta, vinta da questa stella, ma immediatamente
passa lei a parlare di politica, quindi di nuovo in questo canto si accentua questo legame tra amore e politica. Quindi al verso 43, dopo aver fatto questa riflessione sulla, diciamo, il valore che ha la fama nel mondo, passa per contrasto a sparlare degli umani che popolano, nel momento in cui lei sta dialogando con Dante, la Marca Trevigiana, cioè la sua zona, la sua patria. E ciò non pensa la turba presente che Tagliamento e Adice richiude, né per essere battuta ancor si pente, cioè, e non pensa alla fama, cioè a comportarsi in modo che ognuno possa lasciare un ricordo positivo nel mondo, la turba presente, cioè la gente nominata attraverso questa parola che può acquistare, come in questo caso, diciamo, una connotazione peggiorativa, la turba che richiudono il Tagliamento e l'Adice, cioè che vivono, no? Tra l'Adice e il Tagliamento, cioè la Marca Trevigiana di nuovo, e non si pente nemmeno mentre è battuta da Zelino, cioè nemmeno per il fatto di avere un governante terribile si pente. Ma, e adesso inizia, al verso 46, una serie di tre profezie sui mali che attendono, insomma, la Marca Trevigiana. La prima profezia, terribile, notate come qua il discorso di punizia diventa veramente pesante dal punto di vista delle immagini violente e sanguigne. Ma tosto fia che Padova al palude cangerà l'acqua che Vincenza bagna per essere al dover le genti crude. Cioè, ma succederà presto che Padova nel suo palude, nella sua palude, cambierà il colore delle acque che bagnano Vicenza. Vi ricordate che nel canto decimo dell'Inferno, quando Dante parla con Farinata, si parla della battaglia di Montaperti come quella che cambiò il colore dell'Arno perché lo tinse di rosso. È la stessa immagine, perché le genti, cioè gli abitanti della Marca Trevigiana, saranno crudeli al dovere, cioè non faranno il proprio dovere. Questa profezia, secondo quello che ci spiegano i commentatori antichi, si riferisce alla sconfitta che avranno appunto i trevigiani da parte di Can Grande della Scala, il protettore di Dante. Grazie Alice dell'assistenza, grazie a voi anche di avermi aspettata. Speriamo che non succeda di nuovo. Allora, vi stavo dicendo, andiamo veloce su questa parte perché intanto sono fatti, insomma, politici abbastanza precisi. Stavo dicendo che Cunizza, dopo aver parlato della grande fama che ci sarà ancora di questo personaggio che lei ha accanto, approfitta per sparlare della Marca Trevigiana per lanciare tre profezie. La prima riguarda una battaglia che ci sarà nel 1314, in cui i trevigiani guelfi verranno sconfitti dalle forze di Can Grande della Scala e ghibellini di Treviso e Vicenza. Al verso 49 c'è la seconda profezia, e dove Sile Cagnan s'accompagna, tal signoreggia e va con la testa alta che già per lui carpirsi fa la ragna, si riferisce a Rizzardo da Camino, il figlio del buon Gherardo che era stato lodato, vi ricordate, da Marco Lombardo nel mezzo del Purgatorio, un altro esempio di come da una brava persona discenda, insomma, una persona non brava. Rizzardo era stato appunto capitano generale di Treviso, molto violento, ma la profezia riguarda la sua prossima morte. Infatti nel 1312 Rizzardo sarà assassinato da un sicario.
al verso 52 viene la terza profezia. Piangerà feltro ancora la disfatta dell'empio suo pastor, che sarà sconcia sì che per simil non s'entrò in Malta. Cioè Feltre, in provincia di Belluno, piangerà insomma la colpa, la difalta del suo vescovo, di Angelo Novello, che nel 1314, quindi alcuni anni dopo questo dialogo, farà una cosa così sconcia, cioè così immorale, che non si è mai andato in galera in Malta, in prigione, per qualcosa di così grave. E infatti, qui diciamo la difalta è direttamente la peggiore delle colpe, che è il tradimento, perché questo vescovo di Feltre consegnò tre fuoriusciti ferraresi che avevano chiesto, diciamo, di essere ospitati e protetti. Li consegnò invece al loro nemico, a Pino della Tosa, che poi li decapitò. E per concludere, dopo queste profezie terribili circa i danni che attendono, insomma, la Marca Trevigiana, al verso 55 fa un'immagine iperbolica, unizza, che riguarda la quantità di sangue che si sta vertendo e si verterà ancora nella sua regione di origine. Al verso 55, troppo sarebbe larga la bigoncia che ricevesse il sangue ferrarese e stanco chi il pesasse a oncia oncia, che donerà questo prete cortese per mostrarsi di parte e cotai doni conformi fieno al viver del paese. Allora, la bigoncia è un recipiente di legno molto grande. Allora, quello che sta dicendo lei, guardate che linguaggio concreto, per essere in mezzo al paradiso, sta dicendo la bigoncia che potrebbe, diciamo, ospitare, no? Avere dentro il sangue di Ferrara sarebbe troppo larga, cioè ci vorrebbe un recipiente troppo largo per includere il sangue di Ferrara e sarebbe stanco chi cercasse di pesare a oncia oncia, l'oncia è una misura di peso, questo sangue si stancherebbe, tanto è il sangue che donerà Angelo Novello, di cui si stava parlando, qui nominato con sarcasmo, no? Questo prete cortese per mostrarsi di parte, cioè per mostrarsi guelfo, cioè per appoggiare il Papa Carlo d'Angiò, farà versare tantissimo sangue. E questi doni, questi regali che farà questo vescovo alla sua parte, saranno conformi, cioè adeguati al vivere del paese, cioè ai pessimi costumi dei trevigiani e al verso ai marchigiani, scusate. E al verso 61 qui diciamo fa un salto il discorso che probabilmente si deve allo sconvolgimento che sta mostrando Dante, no? Perché dice: siamo nel cielo di Venere, pensavo di incontrare anime amanti. E questa qua se ne esce con un discorso veramente terribile, anche molto forte come immagini. Come mai? E allora quest'anima di Guizza si giustifica in questo modo, al verso 61. Su sono specchi, voi dicete troni, onde rifulge a noi Dio giudicante, sicché questi parlarne paion buoni. Cioè, su nell'Empireo ci sono degli specchi della giustizia divina che voi chiamate troni, che sono il terzo ordine degli angeli, attraverso i quali si riflette davanti a noi la giustizia di Dio. Quindi noi vediamo in questi specchi la giustizia divina, in modo che questi parlare, queste parole che io ti sto dicendo ci appaiono una cosa buona.
Cioè, tutto quello che ti sto dicendo, che per te è terrificante, noi lo vediamo in Dio. Mi scusate, che giornata. Allora, vediamo se riusciamo a finire questa prima parte, perché manca solo una terzina. Allora, le ultime parole che ha pronunciato Kunitza, che sono al verso 63, riguardano il carattere veritiero e giusto delle parole che ha detto, e chiusosi il suo discorso al verso 64, Dante riprende la parola come poeta, qui si tacette e fecemi sembiante che fosse ad altro volta per la rota in che si mise come era davante. Cioè qui tacque l'anima e mi fece capire che ormai si era rivolta ad un'altra cosa perché riprese la danza che aveva prima, no? La danza roteante. Allora, io veramente pensavo di fare la pausa qui, però siccome adesso c'è connessione, approfittiamo e andiamo un po' avanti, speriamo bene. Allora, vi ricordate che Kunitza aveva segnalato un'anima che era quella più vicina a lei, di cui aveva solo detto che era molto famosa e che sarebbe continuata ad esserlo. E quindi al verso 67 presenta Dante come autore e come poeta questa nuova luce. L'altra Letizia, che mi era già nota per Caracosa, mi si fece in vista qual fin balasso in che lo sol percuota. Cioè l'altra Letizia, l'altra luce lieta, che mi era già stata presentata come qualcosa di caro, di importante e di amato, nella vista mi si fece brillante come un balasso, una pietra preziosa rosso-violacea, simile al rubino, come una gemma rossa percossa dal sole. Quindi di nuovo, insomma, Dante intuisce che un'anima vuole parlare con lui perché diventa più brillante. E al verso 70 di nuovo si esplicita questo rapporto che c'è tra la letizia e il fulgore. Per letiziar lassù fulgor s'acquista, siccome riso qui. Cioè, a causa della letizia si acquista una maggior lucidità, un fulgore, così come qui nel mondo dove Dante sta scrivendo si acquista sorriso. Ma giù s'abbuia l'ombra di fuor come la mente trista. E qui c'è un problema, ci sono due interpretazioni possibili a questi versi, perché secondo alcuni giù, siccome Dante prima ha detto qui per riferirsi chiaramente al mondo dei vivi, secondo alcuni giù vuol dire nell'inferno e Dante starebbe dicendo che l'ombra dei dannati nell'inferno sono buie. Perché chiaramente loro sono tristi nell'animo. Invece, secondo altri, questo giù si riferisce sempre al qui, alla terra, dove, e Dante in quel caso starebbe dicendo che in paradiso le anime solo letiziano e quindi si vedono fulgori di diverse intensità, ma che qui nel mondo c'è a volte il riso, come ha detto prima. Ma a volte uno si opaca, no? La gente quando è triste, perché nel mondo, a differenza del paradiso, si alternano momenti di gioia con momenti invece di buio. E Dante al verso 73 quindi si rivolge a questo spirito. Dio vede tutto e tuo veder s'inluia, dissi io beato spirito, sicché nulla voglia di sé a te potesser fuia. Dunque la voce tua, che il ciel trastulla sempre col canto di quei fuochi pii che di 6 ali facen la coculla, perché non satisface ai miei disii? Già non attenderei io tua dimanda, se io mi intuiassi come tutti mi.
Cioè Dante si rivolge a quest'anima, vi avevo detto che il verbo sincinque era il primo dei diversi neologismi di questo episodio. Sono tutti qua, infatti. Dante si rivolge a questa luce che sa che è famosa, dicendo: Dio vede tutto e il tuo vedere entra in lui, si illuia, è il dantismo, la parola coniata da Dante, cioè il tuo vedere entra in Dio in modo che nulla di sé a te può essere, fuia vuol dire ladra, ladra di sé, cioè non ti può essere sottratto niente di quello che c'è in Dio. Quindi sta dicendo: tu vedi quello che io voglio sapere. Dunque, la voce tua, quindi la tua voce che trastulla, cioè abbellisce il cielo sempre col canto dei serafini, cioè di quei fuochi pii che si fanno l'abito, il saio di sei ali. Perché la tua voce non soddisfa i miei desideri, visto che tu hai già visto quello che io voglio sapere. E con altri neologismi, al verso 80, Dante aggiunge: io già non attenderei la tua domanda se io mi intuiassi come tu ti immii, cioè se io potessi entrare in te come tu entri in me. Detto attraverso questi due verbi inventati da Dante, non starei aspettando la tua domanda, ti starei già rispondendo. Va bene? Allora, ora sì, direi di fare 5 minuti di pausa, così se volete mi mandate alla chat le vostre domande, perché al verso 82 inizia la risposta di quest'anima che occuperà praticamente tutto il resto del canto. Allora, riprendiamo, se siete d'accordo. Io non vedo nulla nella chat, anzi non vedo nemmeno le cose precedenti, perché evidentemente quando mi è caduto il collegamento ho perso la chat, ma immagino che se ci fossero dei messaggi nuovi, li starei vedendo. Quindi, riprendiamo e speriamo che non ci siano più interruzioni. Allora, Dante, invece di domandare chi sei, che è evidentemente quello che vuole sapere, ha in qualche modo invitato con veemenza l'anima che sta vedendo a presentarsi. E quindi al verso 82 comincia questo personaggio di cui solo sappiamo che è e sarà molto famoso a rispondere. Lo maggior valle in che l'acqua si spanda, incominciarono allora le sue parole, fuor di quel mar che la terra inghirlanda, tra discordanti liti contra il sole tanto sen va, che fa meridiano laddove l'orizzonte pria far suole. Allora inizia. Questo personaggio, come dicevamo, si presenta attraverso una perifrasi attraverso la quale indica il Mediterraneo e poi dice di essere stato di Marsiglia. Al verso 94 si presenta con il nome: Folco mi disse quella gente a cui fu noto il nome mio e questo cielo di me si imprenta come io fe di lui. Allora, questo è Folchetto di Marsiglia, un trovatore provenzale, cioè della Marsiglia appunto, che poi è diventato monaco cistercense, addirittura vescovo di Tolosa, di cui Dante parla molto bene anche nel De Vulgari Eloquentia, e che organizzò come vescovo una crociata contro gli albigesi. Queste sono le cose importanti di questo personaggio dal punto di vista biografico, perché, come vedremo, innanzitutto il fatto che sia un poeta ci riporta per la terza volta al vincolo che stabilisce Dante tra amore sensuale o lussuria e poesia. Vincolo che abbiamo avuto modo di analizzare quando abbiamo letto il canto quinto dell'Inferno e anche il ventiseiesimo del Purgatorio, nel primo caso perché, come ricorderete, Francesca
da quel che racconta, peccò proprio mentre leggeva una storia di amore, e nel suo discorso si vedono questi tratti chiaramente stilnovistici. Nel caso del 26esimo del Purgatorio e il canto che narra l'incontro di Dante con gli spiriti che stanno purgando la lussuria, perché lì lui vede niente di meno che Guido Guinizelli, che riconosce come il padre di tutti coloro che fecero rime leggiadre d'amore. E quindi questo personaggio di Folco, proprio nel Cielo di Venere, integra la serie di personaggi che assumono in sé questa unione tra poesia e amore sensuale o follamore. E infatti lui dice che questo cielo di Venere si imprime di lui come lui si imprese di Venere nella sua influenza. E poi confessa nei versi successivi, 97 seguenti, che più non arse la figlia di Belo, cioè di Done, noiando e a Sicheo e a Creusa, cioè le ombre di Sicheo, il primo marito di Didone, e Creusa, la prima moglie di Enea, di me, cioè sta dicendo che lui arse di amore sensuale, influenzato da Venere, più di quanto non arse di Done. E, però di lui dice, al verso 99, infin che si convenne al pelo, cioè prima della canizie, quando ero giovane, il che in qualche modo ci fa comprendere perché lui è salvato, a differenza di Didone, che ha appena nominato, perché evidentemente nella vecchiaia corresse questo errore giovanile, si convertì. E al verso 100 dà altri due esempi analoghi a quello di Didone: la prima Filide, chiamata qui Rodopea per il monte della Tracia, Rodope, dove nacque. Né quella Rodopea che delusa fu da Demofonte, innamorata del figlio di Teseo, si uccise, Filide, disperata per amore, né Alcide, Ercole, chiamato qui Alcide per suo nonno Alceo, quando Iole nel cuore ebbe rinchiusa. Quindi questo personaggio che è poeta, non a caso, per insistere sull'intensità con la quale Venere ebbe un'influenza su di lui giovane, si paragona a personaggi classici presi chiaramente dalle fonti latine. E qui al verso 103 arriva la parte che più forse ci interessa, perché quella che vi annunciavo permette di capire più profondamente questa indulgenza lieta che Cunizza aveva attribuito a se stessa nei confronti del suo passato di amori tumultuosi. Perché qui Folchetto al verso 103 dice, dopo aver detto che lui arse d'amore sensuale più di Ercole, di Filide e di Didone, aggiunge, non però qui si pente, ma si ride, non della colpa che a mente non torna, ma del valor che ordinò e provvide. Qui si rimira nell'arte ch'addorna con tanto affetto e discerne sì il bene, perché il mondo di su quel di giù torna. Allora, non perciò, cioè per il fatto di essere stato così fortemente influenzato da Venere, qui ci si pente, ma si sorride. Di nuovo la letizia che c'era nel discorso di Cunizza. Non della colpa, non è che uno rida della colpa, che a mente non torna, visto che la colpa non torna alla memoria, perché tutte queste anime, come dicevamo, hanno bevuto dalle acque dell'Eteo, quindi non ricordano i peccati commessi. Si sorride non della colpa, ma del valor che ordinò e provvide, cioè del valore divino, del piano provvidenziale che diede
ad ognuno di noi questa tendenza, permettendo che poi la raffinassimo, come dicono i personaggi lussuriosi del purgatorio, indirizzandola verso il vero bene. E aggiunge al verso 106, qui si rimira, cioè qui si ammira, si contempla l'arte che abbellisce l'amore divino con tanto affetto, così tanto affetto, e si discerne il bene, cioè che è il bene di Dio, per cui il mondo di su, cioè i cieli, avvolgono, quindi girano intorno a quello di laggiù. Quindi che sta dicendo Folchetto? Qui noi siamo in contemplazione ammirata dell'arte divina che fa girare i cieli attorno alla terra, infondendo delle tendenze che, sebbene ordinate verso il vero oggetto d'amore, diventano virtù. Ora si capisce meglio, appunto, la letizia con la quale Puniza diceva di indulgere la propria tendenza verso l'amore sensuale. E adesso al verso 109 inizia la terza e ultima parte del canto dove si presenta un nuovo personaggio. Folchetto dice: ma perché tutte le tue voglie piene t'emporti che sono nate in questa sfera, procedere ancora oltre mi convene. Cioè, affinché tu sappia tutto quello che vuoi sapere qua, parlo ancora. Leggendo sempre in Dio la mente di Dante, al verso 112 aggiunge: tu vuoi sapere chi è in questa lumera che qui appresso me così scintilla come raggio di sole in acqua mera? Cioè, tu vuoi sapere chi è in quella luce che così vicino a me scintilla così forte come un raggio di sole in acqua pura. Quindi Dante evidentemente ha visto che tra le luci che sono in Venere ce n'è una particolarmente lucida. E qui l'ultima sorpresa del canto. Dico sorpresa perché, ripeto, per i lettori italiani dell'epoca, vedere già salva in paradiso Cunizza era stato probabilmente abbastanza sconvolgente. Qui invece vediamo un'altra sorpresa. Al verso 115, or sappi che là entro si tranquilla Rahab e a nostro ordine congiunta di lei nel sommo grado si sigilla. Allora, qui si tranquilla, cioè gode della sua pace, Rahab. Rahab è la meretrice della Bibbia che aveva a Gerico nascosto a casa sua Giosuè e, avendo professato la vera fede, fu l'unica, lei e la sua famiglia, risparmiata dagli israeliti quando hanno sconfitto la città. Rahab, per la tradizione cristiana, era diventata una sorta di immagine positiva che si opponeva alla meretrice apocalittica che, forse ricorderete, nel canto 19 dell'Inferno, Dante aveva associato invece alla Chiesa corrotta, perché l'episodio di Giosuè, cioè la vittoria di Giosuè su Gerico, era interpretata dai cristiani come figura della discesa di Cristo agli inferi e la sua vittoria sull'inferno, ottenendo per loro la terra promessa, diciamo, che sarebbe il paradiso. Un'analogia che si faceva sulla base del suono simile tra il nome di Giosuè e quello di Gesù. E quindi, sapendo questo, vediamo come mai e perché Rahab occupa appunto un posto così preminente in paradiso. Infatti al verso 117 Folchetto ha detto che nel sommo grado si imprime lei in Venere, quindi è una luce particolarmente intensa di Venere, questa prostituta. Al verso 118, continua Folchetto,
da questo cielo in cui l'ombra s'appunta che il vostro mondo face, pria che altr'alma del trionfo di Cristo fu assunta. Parole davvero interessantissime. Dice, da questo cielo di Venere, in cui trova il suo punto, no? Il suo apice, s'appunta l'ombra del vostro mondo, cioè l'ultimo cielo che riceve il cono d'ombra della terra, come dicevamo, lei è stata assunta prima di ogni altra anima del trionfo di Cristo. Quindi, evidentemente, stette nel limbo finché Cristo la portò in paradiso prima di tutte, eh? Una prostituta. E al verso 121, Folchetto, chiaramente leggendo lo sbalordimento di Dante in Dio, aggiunge: ben si convenne lei lasciar per palma in alcun cielo dell'alta vittoria che s'acquistò con l'una e l'altra palma, perché ella favorò la prima gloria di Giosuè in sulla terra santa, che poco tocca al Papa la memoria. Allora, seguiamo questo cambiamento di tono interessantissimo del discorso di Folchetto che, come vi dicevo, aveva bandito una crociata tra le più terribili. Allora dice, era bene e giusto che in un qualsiasi cielo del paradiso si lasciasse per palma, come premio, dell'alta vittoria che si acquistò con le palme, cioè le mani crocifisse di Cristo, che permisero l'apertura del cielo. Perché, cioè, è giusto, sta dicendo, che un cielo accolga Raab, perché lei favorì la prima vittoria di Giosuè. Ora dicevo che adesso, nominando la Terra Santa, Folchetto, che aveva bandito una crociata, approfitta per lanciare in opposizione con Raab, che dicevo raffigurava per l'interpretazione cristiana la Chiesa pura, invece ora comincia a parlare della Chiesa prostituita che non bandisce più crociate. Infatti, al verso 126 lui dice: il Papa non si ricorda della Terra Santa. E immediatamente, non a caso, vista la vicinanza ideologica tra i fiorentini che sono al potere e il Papa Bonifacio corrotto, passa a insultare i fiorentini, Folchetto. Quindi al verso 127, la tua città che di colui è pianta che pria volse le spalle al suo fattore e di cui è l'invidia tanto pianta, produce e spande il maladetto fiore che ha disviate le pecore e gli agni, però che ha fatto al lupo del pastore. Cioè la tua città Firenze, che è nata. Allora, Dante qui dice che Firenze è nata da Lucifero, cioè colui che volse per la prima volta al suo fattore la spalla, di cui è l'invidia tanto pianta Firenze. Vi ricordate che nel canto primo dell'Inferno, cioè Virgilio, si riferisce alla lupa che ha causato e causerà così tanti mali, la cupidigia, aveva attribuito all'invidia la sua origine. Quando parla del veltro, dice la caccerà di nuovo nell'inferno la onde invidia prima di partilla, cioè da dove l'invidia l'aveva fatta andare al mondo. E infatti questo ricordo della pianta è legato alla lupa, perché infatti il predicato che ora arriva al verso 130 per Firenze è produce il fiorino d'oro, cioè produce e spande questa moneta, il maledetto fiore, che ha disviato tutto il gregge perché ha fatto diventare lupo il pastore. Cioè, vi ricordate, questo discorso ricorda molto da vicino quello durissimo del canto 19 dell'Inferno, dove sono i simoniaci e dove Dante, insomma, dichiara con grande violenza a Nicolò III
che loro adorano l'oro e l'argento e che quindi hanno prostituito la Chiesa per denaro. Vi ricordate che lì lui, diciamo, Dante aveva detto, tu e i tuoi, diciamo, compagni simoniaci avete osato sposare la Chiesa per prostituirla. E l'aveva detto con questo verbo avolterare, che ha la stessa radice di adulterare, e che vuol dire appunto vendere, la moglie ad altri. E quindi con questa immagine appunto continua la invettiva contro la corruzione della Chiesa, Folchetto. Al verso 133, per questo l'Evangelo e dottor Magni sono derelitti e solo i decretali. Cioè, per questo, è per saltato un po', amore al Claudia. denaro, sì, ovvero, ripeto, allora aggiunge il verso 133, cioè per amore, oddio, incubo. Allora, per questo, per amore del denaro, i preti hanno dimenticato l'Evangelio e i padri della Chiesa sono delitti. E solo si occupano dei decretali, cioè del diritto canonico, che è strumento di potere temporale, così come appare ai loro vivagni. I vivagni sono i bordi di un libro. Dante sta dicendo che il diritto canonico, i decretali, sono gli unici che sono consunti dall'uso e che hanno delle note al margine, dimostrando che oggi, nell'oggi di Dante, si studia solo quello che serve a vedere che potere si può avere nella terra e non si legge più nel Vangelo, nei padri della Chiesa. E al verso 136 torna diciamo, al rimprovero sulle mancate crociate imbandite da Bonifacio. A questo intende il Papa e i cardinali, non vanno i loro pensieri a Nazareth, là dove Gabriello aperse l'ali, cioè non pensano a questo posto dove ci fu l'Annunciazione, non pensano alla Terra Santa da riconquistare, ma solo a come fare soldi e guadagnare terre. Ed è interessante questa immagine dell'angelo, dell'arcangelo Gabriele aprendo le ali, perché è quasi inevitabile ricordare la povertà di Maria, che è stata scelta appunto per l'incarnazione di Cristo, vero? Ma, così come era capitato nelle profezie precedenti del canto, subito dopo questa denuncia gravissima contro la Chiesa, arriva una profezia dal referente indeterminato sulla punizione che seguirà al verso 139. Ma Vaticano e le altre parti elette di Roma che sono state cimitero alla milizia che Pietro seguette, tosto libere fien della Voltero. Cioè, ma il Vaticano e le altre parti di Roma che sono stati cimitero di Pietro e dei martiri cristiani, tra poco saranno libere dalla prostituzione, dall'avoltero che dicevamo prima. Vedete come il canto si chiude con l'immagine della Chiesa meretrice che si oppone alla meretrice santa Raab. Se Dio ci aiuta, lo leggiamo tutto di seguito. Da poi che Carlo tuo, bella clemenza, m'ebbe chiarito, mi narrò gli inganni che ricever dovea la sua semenza, ma disse: taci e lascia muover gli anni, sicch'io non posso dir se non che pianto giusto verrà di retro ai vostri danni. E già la vita di quel lume santo rivolta s'era al sol che la riempie, come quel ben che a ogni cosa è tanto. Agli anime ingannate fatture empie, che da sì fatto ben torcete i cuori, drizzando di vanità le vostre tempie.
ed ecco un altro di quegli splendori per me si fece, e il suo voler piacermi significava nel chiarir di fori. Gli occhi di Beatrice, che eran fermi sovra me come pria, di caro assenso al mio disio certificato fermi. Deh, metti al mio voler tosto compenso, beato spirito, dissi, e fammi prova che io possa in te rifletter quel che io penso. Onde la luce che m'era ancor nova del suo profondo, onde la pria cantava, seguette come a cui di ben far giova. In quella parte della terra prava, italica che siede tra Rialto e le fontane di Brente di Piava, si leva un colle e non sorge molt'alto, là onde scese già una facella che fece alla contrada un grande assalto. D'una radice nacqui e io ed ella. Unizza fui chiamata e qui refulgo perché mi vinse il lume d'esta stella. Ma lietamente a me medesima indulgo la cagion di mia sorte e non mi noia, che parria forse forte al vostro vulgo. Di questa luculente cara gioia del nostro cielo, che più me propinqua, grande fama rimase, e pria che moia, questo centesimo anno ancor s'incinqua, vedi se farsi de l'uomo eccellente, sì ch'altra vita la prima relinqua. E ciò non pensa la turba presente che tagliamento e adice richiude, né per esser battuta ancor si pente, ma tosto fia che Padova al palude cangera l'acqua che Vincenza bagna, per esser al dover le genti crude. E dove Sile Cagnan si accompagna, tal signoregge va con la testa alta, che già per lui carpir si fa la ragna. Piangerà feltro ancora la difalta dell'empio suo pastor, che sarà sconcia, sì che per simil non s'entrò in Malta. Troppo sarebbe larga la bigoncia che ricevesse il sangue ferrarese, e stanco ch'il pesasse a oncia oncia, che donerà questo prete cortese per mostrarsi di parte, e cotai doni conformi fieno al viver del paese. Su sono specchi, voi dicete troni, onde rifulge a noi Dio giudicante, sicché questi parlarne paion buoni. Qui si tacette, e fecemi sembiante che fosse ad altro volta per la rota in che si mise com'era davante. L'altra Letizia, che m'era già nota per cara cosa, mi si fece in vista qual fin balasso in che lo sol percuota. Per letiziar lassù fulgor s'acquista, sì come riso qui, ma giù s'abbuia l'ombra di fuor, come la mente è trista. Dio vede tutto e tuo vedersi in lui, a diss'io beato spirito, sì che nulla voglia di sé a te potesser fuia. Dunque la voce tua, che il ciel trastulla sempre col canto di quei fuochi pii, che di sei ali face la coculla, perché non satisfaccia i miei disii? Già non attenderei io tua dimanda, se io mi intuiassi, come tutti mi. La maggior valle in che l'acqua si spanda, incominciarono allor le sue parole, fuor di quel mar che la terra in ghirlanda, tra discordanti liti contra il sole tanto sen va, che fa meridiano là dove l'orizzonte pria far suole. Di quella valle fui io litorano tra Ebro e Macra, che per cammin corto parte lo genovese dal Toscano. Ad un occaso, quasi ad un orto, bugia siede la terra ond'io fui, che fe del sangue suo già caldo il porto. Folco mi disse quella gente a cui fu noto il nome mio, e questo cielo di me s'imprenta com'io fe di lui, che più non arse la figlia di Belo, noiando e a Sicheo e a Creusa di me, infinché si convenne al pelo, né quella Rodopea che delusa fu da Demofonte, né Alcide quando Iole nel core ebbe rinchiusa. Non però qui si pente, ma si ride, non della colpa che a mente non torna, ma del valor ch'ordinò e provvide. Qui si rimira nell'arte ch'adorna co tanto affetto,
e discernesi il bene, perché il mondo di su, quel di giù torna. Ma perché tutte le tue voglie piene temporti che son nate in questa sfera, procedere ancor oltre mi convene. Tu vuoi saper chi è in questa lumera che qui appresso me così scintilla come raggio di sole in acqua mera? O sappi che là entro si tranquilla Ra'ad, e ai nostro ordine congiunta di lei nel sommo grado si sigilla. Da questo cielo, in cui l'ombra s'appunta che il vostro mondo face, pria che altr'alma del trionfo di Cristo fu assunta. Ben si convenne lei lasciar per palme in alcun cielo dell'alta vittoria che s'acquistò con l'una e l'altra palma, perché la favorò la prima gloria di Josué in sulla terra santa, che poco tocca al Papa la memoria. La tua città, che di colui è pianta che pria volse le spalle al suo fattore e di cui è l'invidia tanto pianta, produce e espande il maladetto fiore che ha disviate le pecore e gli agni, però che è fatto al lupo del pastore. Per questo l'Evangelio e i dottor Magni sono derelitti, e solo ai decretali si studia, sicché pare ai lor vivagni. A questo intende il Papa e i cardinali, non vanno i lor pensieri a Nazarette, laddove Gabriello aperse l'ali, ma Vaticano. E le altre parti elette di Roma che sono state cimitero alla milizia che Pietro seguette, tosto libere fien della Voltero. Bene, siamo arrivati.